Andiamo a realizzare il primo piatto di quest'oggi, che è una buonissima pasta e patate con la provola. Ci serviranno delle patate, io utilizzo quelle rosse perché mi piacciono di più, della provola, olio extravergine di oliva. Per insaporire le patate io utilizzerò una base di soffritto fatto di cipolle, sedano e carote. Un po' di guanciale, poco, circa 50 grammi, un pochino di passata di pomodoro e del sale. Ovviamente la pasta, la grande protagonista, io utilizzo pasta Ferrara e utilizzerò un formato molto particolare, che sono le pietre del Vesuvio. La cosa più scocciante di questo piatto è sbucciare le patate, ma lo facciamo veloce veloce. Andiamo a preparare. Ho messo un wok sul fuoco, un filo d'olio, versiamo dentro la nostra base per il soffritto, che vi ricordo che ho fatto con carote, cipolle e sedano, fatte a pezzettini piccoli piccoli. Facciamo soffriggere un pochino. Aggiungiamo un cucchiaio di passata di pomodoro, un cucchiaio abbondante. Facciamo rosolare insieme anche il guanciale. E adesso uniamo le patate. Un pizzico di sale. Adesso uniamo un bicchiere d'acqua e lasciamo cuocere. Le patate dovranno cuocere per almeno un quarto d'ora, quindi se il sugo si rapprende troppo aggiungete ancora acqua. Prima di versare la pasta andiamo a schiacciare un pochino le patate con il dorso del cucchiaio, in modo che il sugo risulterà più cremoso. Adesso aggiungiamo un bel bicchiere d'acqua, un altro pizzichino di sale e versiamo la pasta. Man mano che si cuoce la pasta aggiungete altra acqua. Mi raccomando, assaggiate sempre per controllare la sapidità e nel caso aggiungete altro pochino di sale. La pasta e patate è quasi pronta, andiamo a mettere un pochino di pepe. Uniamo la provola a pezzettini. La provola è bella filante, quindi possiamo andarla ad impiattare. Ecco la nostra pasta e patate, bella zeccosa, come diciamo qui a Napoli. Per farla proprio come la tradizione, è un piatto povero che si basa su un ingrediente povero, le patate, che erano molto usate durante la guerra, ma così diventa un piatto davvero prelibato. Un filo di olio a crudo, decoriamo con il rosmarino e il piatto è pronto per essere assaggiato. Per realizzare la pasta e patate come la tradizione abbiamo bisogno di
160 g di pasta pietre del Vesuvio, 300 g di patate, 50 g di guanciale, 50 g di provola, un cucchiaino di passata di pomodoro, cipolla, carota, sedano, pepe, olio evo e sale.